Hola Brothers, qui il vostro solito Hendrix. E andiamo avanti nella palude della ciola. Oh fuck. Non so se conviene. Cioè, qua meglio mettere in pausa questa isoletta per adesso. E andare o in questa palude zozza o. Oppure non lo so, sinceramente. Cioè, il quarto pezzo lo facciamo dopo. Seguiamo. Non dico le scintille, ma. Seguiamo il confine del pezzo di mappa. Ecco, quindi abbiamo fatto il lato sud. Praticamente il lato ovest non esiste. E dobbiamo fare tutto il lato est. Passiamo davvero da nord. Quindi facciamo la palude e poi tutti questi pezzettini del sentierino. E poi andiamo qua che non so che cacchio c'è il vuoto cosmico che non ho capito. Quindi andiamo prima da questa parte. Il discorso è. Lato spagnolo. Sono i granchietti stronzi questi. Ma come cazzo è ancora possibile? Signor Torrente, lei è immune alla cosa scarlatta? Ah, i fiorellini fanno ovviamente cosa scarlatta. Devo stare tutto su Torrente, cioè, qualcuno lo dica. Chissà se c'è un modo per diventare immuni. Oddio, un set. Che cazzo era? Non ho capito cosa ho trovato. Escono le fottute pareti. Ma strano. Enorme quella zanzarona. Oh! E chi ci crede, amici? Brava lei. Peccato. Oddio, c'è una fiumata. Sì, testa di bello gigante, giustamente. Allora, no, inventario. Mi sa che era un oggetto che. Eccolo! Che cosa ambigua. Pensi quasi volevo vedere un'altra cosa, cioè. Nel drago antico. Grasso draco lacerante. Ah, solo quello. Ah, ti do solo una cosa. Guardate qua. Figo. Esatto. No, no, qui deve esserci qualcosa di zozzo. Deve esserci qualcosa di zozzo. Cazzo sei tu? Ma merda. No, torrente!
con la faccia contorrente. Innanzitutto la tua armatura è porno. Schieri del marcescente. Schieri del marcescente. Ma... Ah, a parte l'immunità. Difesa. Stabilità aumenta... Più di questi qua che ho appena trovato. Finalmente sta droppando roba il gioco. Dio santo. Dov'è la resistenza alla marcescenza? Boh. Scusami, questo era 7. Questo è 8. Ok, niente di spettacolare. A parte le resistenze che sono porno. Eie, eie. Cazzo, voglio il 7 di quel minchione. Sto sporcando tutto torrente. Allora, non può esserci solo quel set. Aia. Lo sapevo. Meteoritico. Oddio. Figo. Sì, ma tutto molto bello, ma... Col cazzo che non... Che ci sarà un dungeon segreto. Aia. Oh! Merda, mi stavo per... Mi stavo per rompere qua la torrente. Ho spaventato genuinamente. Vabbè, forse perché è uno spirito non si fa niente per la marcescenza. E passare? Grazie. Oh. Fatemi passare, ho detto. Ok. Era anche avvelenato questa cosa. Che strano questa cosa. Minchia, non sono bravo a cercare un cazzo, porca puttana. Che figo. Io mi sono cagato addosso di sei caduto. E invece c'era roba, c'era dove dovevo andare. Ehi, questo è strano. Perché è spostato così? Ok, niente. Protezione rocciosa. Mi sono ricordato, tra l'altro, ragazzi, che io devo cambiarmi, devo mettermi la cenere di guerra adesso che ho scoperto come si fa a usare la figa. Che cazzo? Perché c'è questo simbolo qua? What? Piccolo bug. Prepotente. Va bene. Quindi mi devo far mettere la zozzata nella spada.
zitto. Allora, cene di guerra, anzi, duplicazione. Ah, mi serve cene di guerra perdute. Niente, allora nulla. Potenzia armamenti? No, oddio. Ah, me ne manca una. Ah, mannaggia. Su questa io ci voglio mettere questa. What? Perché mi dice fiammante? Perché posso far... Scusami, perché posso poi diventare di fuoco? Come? No, la voglio di fuoco subitissimo. Non ho capito cosa cambia, non ho capito come ho fatto. Diventa 214 più... Destrezza è... Con questo... Quello è 170 e qui diventa... Ah, già 200. Ok, no, no, fuoco. La volevo di fuoco. Così sia. Ok, to... È diventata di fuoco più l'abilità. Non ho capito cosa ho fatto. Comunque, niente. Nulla, possiamo andare. Non posso provare con le armi. Che bello, il primo pezzo in teoria è finito. In teoria è finito. Figo. È casino. Giusto? Quindi, se io faccio così. Ho capito. È un coso. Tipo, se faccio così, si toglie. E ho usato il mana. Ok. Per adesso meglio degli spiriti. C'è qualcosa che non capisco. Come fa a essere di fuoco la mia spada adesso? Cioè, non ho capito. La cena di qua gli ha messo il fuoco. Non ho capito. Allora. Comandante O'Neill. Gli dà colpo, gli dà il fuoco. Grazie. Ah, non posso usare l'abilità perché ho evocato il tizio. Ha senso. Ha senso. Tizio, eri un figo perché mi davi la cosa.
cazzo, come ti sei stunnato? Non la gratta. Ho sbagliato completamente il tempismo. Mi ricarico la vita se non le dispiace. Non mi bugga. E si vaga il coso. Cosa mi hai dato? Che figo. Sbagliato il roll. Mi ha attaccato la maccescenza scarlatta. Ok. Questo è un problema. Giocata male. Aia. Fanculo! Ma sono stupido. Ma non è vera questa cosa.
Non è, ci credo. No, me la meritavo, non so come mi è entrato. Pezzo di cazzo. Devo farmi le pastigliettine rosa. Coglione. Madre. Ma cazzo è successo? Si toglie dal mezzo al cazzo. Cosa mi ha colpito? Fatti una cagata. Anche di dietro, figo.
Oh, io no. Ringrazio quanto ho capito la freccia. Sono ricordato che ho due semi d'oro. È stato un cazzo. Nemico potente! Perché nemico potente? È una mezza minca! Ago d'oro puro! Cosa vuol dire? Non ho capito! Ok! Cosa? In che senso? Nuovo livello! Che palle! 71, un altro livello mi serve, un altro livello. Posso anche fermarmi. Posso evocare il granchietto posseduto, ma l'MVP è stato il mio spirito. Comunque ha tritato le frecce, l'ho aggrato e l'ha picchiato. Sono molto felice. Sempre 2 contro 1, mi rompe il cazzo. Per una volta sono 2 contro 2. Ma io camminerei anche qua, signore, ma. Se viene fin qua, qui c'è la marcia di scienza, signore, può venire dove posso camminare? Che cazzo, Skrilling del cazzo! Ai. Cazzo sei? Mi ha vomitato la marcia di scienza.
Questo tipo è più forte del boss che ho appena battuto. Forse no. Diamoci la marcia scienza. Pensavo mi desse set suo. Un pochettino di set. Quindi, figo. Andiamo a esplorare da questa parte. Uno scarabeo? Sì. Ma cazzo, vai! Accanto di luce. Oddio, che sia l'attacco di questo tipo di adesso? Può essere. Ma perché è esploso? Cos'è esploso esattamente? Non ho capito. Oh, what? Un gamberetto è morto? Ah, no, un tipo. Aia! Ha fatto male. Non posso vedere le cose. Devo orientarmi con la bussola, perché ogni tanto non posso metterla e mi rompe il cazzo. Ah, attacco potente. Qual è la differenza tra questo e questo? Figo! Ok. Ho tutto il bordo della palude, non me ne frega niente. Esploriamo in lungo e in largo. Qui dove c'era? Ah, cosa cazzo siete? Che cazzo è successo? Coglione io. Ti stunna? A un certo punto. Non c'è più da... Mai... Cosa cazzo sto guardando? Sono dei costrutti... Ma c'è gente dentro, tipo. Sono tutte... Ma che cazzo? Cosa cazzo è successo? Ok. Ma innanzitutto voglio vedere se la corazza che ha trovato il tizio è meglio della mia. No. Questa qui è più bellina. È meno immune alla roba, ma è più resistente di questa qua. Figo. E più mi dà più stabilità, eh? Allora ritorna a grande richiesta questa. Non ci credo, c'è un falò. Cos'è quel coso? Meno male che si stunnano così. Ma cazzo, esatto. Come sono morto? Ma dai! Pezzo di merda! Lanciati il culo nel cazzo. Eh sì, riposa.
Non ricordo questo casino. Quando sono stato teletrasportato la prima volta. Pezzo di merda. Ma per una volta voglio rompergli il culo, è strano? Per andare a fargli il culo al tipo del gigante, cioè. Che figo l'effetto comunque. Non devo smettere di usare cerchio. Perché è troppo controproducente. Una volta ogni tanto ci sta, ma spammarlo è da pazzi. Vai, torrente, se ci dici sul mio mito. No, porca miseria. Cosa stava per fare, amici? Niente, non posso vedere la mappa, mi rompo un po' i coglioni. Vediamo se c'è qualcosa di utile qui, che c'era il negoziante. Eccola. Tu subito, immediatamente. Come faccio io a sapere se questo è meglio? Questo non capisco. Fisico 5. Io me lo compro perché è figo, ma. No. 8 e 1. Questo è 5 e 8, questo è 5 e 5. Unità. E vabbè, questa è una bombetta. Cosa cazzo è questa roba? Quando cazzo l'ho trovata questa? Vabbè, è meglio questo come grande sorpresa. Ok. Qui ho trovato il pezzo di mappa. Niente, ci guardiamo un attimo dentro la palude, bene. Aiuto. Quattro uova di granchi. Minchia, voglio il muschio a scoppio. Che palle, voglio comprare. Te lo compro il muschio, se. Ah, ci sono questi cuori qua. Schia velenosa. Figo. Allora, quello è più vicino alla terraferma. Provo di ucciderlo. Ora c'è la spada di fuoco. Sono abbastanza contento. Nulla. Io c'ho paura che se non li ammazzo, poi magari droppo roba. La ringrazio.
Ho intuito che si faceva qui. Tua madre troia. Nulla. Forse i due insieme sono da pazzi. Quello è palesemente l'ano comunque. Meno male che c'è il trucco per tritarli in fretta. Questo è diverso o è uguale? Pazzi, la puttana. Dove cazzo è? Molto bene, ho recuperato le Estus, questo è importante. Cazzo è? Dice così questo. Posso camminare tranquillo adesso, no? Ok. Che schifo di suono. Chissà cosa. Ah, ragazzi, giusto, ma minchia, mi ricordo, dimentico sempre. C'ho una minchia doppio coso dorato. Posso fare un altro coso di Estus. E poi ho scoperto cosa fa il lago d'oro, mi sono ricordato. Vabbè, questo è il coso. Che cazzo? Signora Millicent, come fa a resistere alla cazzo di marcescenza? Hai rotto il cazzo. E quello è il tuo amico, non è mi sembra corretto. Puttana troia. Spero di ritrovarla. Ritorno da dove sono morto, dovrei riuscire a ritrovarla. Che schifo, lezzo, lezzo. Oh. Magari ora ce la facciamo, eh.
Ah, Millicent, abbiamo finito l'Estus? Tua madre Troia! Quanto cazzo fai male? No! Madonna! La sua poca vita fa la Troia. Ok? Fatti una cagata, spruzzo! Un murales di merda di fare, quello che ha spruzzo una bomboletta col culo! Aiuto! Aiuto! Che rottura di coglioni! Ok, ragazzi, penso che l'episodio di oggi possa finire anche qui. Ma voglio prima tentare di farmare... Farmare, vabbè. Uccidere. Ok, di... Magari riesco a droppare altri pezzi di questa armatura. Ti provo adesso fast. Tra l'altro questo tipo mi sembra che c'entri con il tipo del boss. Niente, ok. Quello che c'è nel boss che si rimette il braccio. Sì, quello che c'è nel trailer che si mette il... rimette il braccio, tipo. C'entra qualcosa, secondo me. Ah, non c'è la voce scienza scarlatta, ok. Non so se riesco a ritrovare un altro... quell'altro fidanzatino. Magari adesso ce la faccio a giocare. Senza un sacco di cazzi da controllare. Ma perché non mi faccio i fatti miei? Che cucciolo! Lo fate venire qua? Tizio. Ehi. Tua madre. Tua zia. Ragazzi, non avete visto, mi ho fatto un ghigno gigante. Che problemi hanno questi tizi che vomitano così? Statua di Marika. Ok ragazzi, quindi facciamo un po' di conti. Affanculo. Credo che la palude l'ho fatta tutta. Forse devo andare la prossima volta. Andiamo qui. E niente. Cioè. Anzi, andiamo adesso. Manca l'ultima cosa da fare prima di finire l'episodio, I think. Oddio, mi ricordo questo pezzo. L'avevo già fatto. Eh sì. Sono questi strani costrutti.
Oddio, proprio. Dove l'ho messo? Eia! So, guarda, cosa mi ha aggrato? Cosa succede lì? Jingle bell, all the way. Cazzo è però? Armamento avvelenato. Ok. E fino a qua. Oh, qui è dove entravano i tizi. Ehi, c'era qualcosa di strano qua. No. Ok. Guardiamo un attimo la situazione. E dove sono sbucato io l'altra volta? Che ridere. Quindi alla fine sono tornato qua. Diamo un'occhiata alla situazione. Non mi vedo neanche un dungeon, ma ci sta, è una palude. Dove lo trovi a trovare il dungeon? L'ho già trovato nel coso. Ecco, questo ad esempio. Sparsa cosa di Marika. Questo cosa dovrebbe darmi? 82 cose lì. Ehi, non ditemelo! Ah, e dov'è? Non dice che devo scorrere malissimo? No, è tutto un altro discorso qua. Non è una cosa! Non è uno di quelli! Ah, di quelle maschere che è la tizia che insegna le stregonerie. Ai. L'ha forgiato. Oddio, forse è quella che mi serviva. Ehi. Ciao, scendi Pietro. Bellino, tutte le lattine. Penso di aver pulito tutto. In un pertugio in questa palude c'è questa cosa, messa così a cazzo di cane. Che strano. Oh. Vai! Vandalizza tutto, torrente! Ah, se era un segreto mega galattico, ridevo. Serviva torrente per romperli. Eravamo anche abbastanza protetto. Ehi! Cosa è successo? Ah, questi sono i tipi che sono esplosi, forse. Sto capendo. Ok. Continuiamo ad andare avanti. Porca puttana, porca puttana. Perché mi dice che posso. Ah, ok, sto facendo tutto il bordo qua. Ok. Posso evocare la roba, ma. Come riprendo, non me ne frega una ciò. E nulla. Ok.
Giusto? Giusto un cazzo. Molto interessante. Ho fatto un giro volante, sono molto contento. Via della Via dei Saggi, che so, era quello di prima. Sembra strano comunque che sia finita così questa palude. Però. Ragazzi, credo di aver esplorato tutto la palude. Credo di aver esplorato tutta la palude. Allora, io credo a questo punto che dovremmo andare da queste parti e scoprire un po' com'è la situazione. Ma la prossima volta io voglio andare. Anzi, ci metto direttamente con questo robo qua. E si va verso giù. E poi destra e poi si va. Easy fall like that. Molto interessante. Molto interessante. Ecco qua. E devo andare verso il basso. Che ridere questa puntata quando è successo di tutto. Niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!